Da 8 anni sono diabetico, mangiavano il gelato, mi mandavano poi lo screen della curva glicemica appiattita su Instagram. Una ragazza addirittura si è messa a piangere davanti al gelato perché erano anni che non lo mangiava, cioè per me questa è una vittoria, ok? Se non sei diabetico va bene, però persone che non, per loro era proibito determinate cose, è diventato possibile perché appunto ci abbiamo facciamo lavorato. Facciamo la stagione anche al comitato scientifico, che qui io mi sento molto osservato in questo momento, e non sono... Secondo me anche invidiato un pochino. Sto gelato, si è fatto 3 ore di viaggio, sto sudando freddo, speriamo che sia buono. È più cremoso del gelato normale, buonissimo. Grazie, è quello quello che voglio sentire dire. Cioè la cosa che odio di più quando mi guardano dicono, ma vabbè dai, per essere senza... No, è proprio un altro. No, vabbè, questo è un gelato a base acqua, l'abbiamo fatto a base acqua semplicemente perché è più facile da fare il mix e rivenderlo, una gelateria sostanzialmente. Ha il 18% di pistacchio, questa formulazione, infatti, perché ne abbiamo varie, abbiamo una formulazione tanto. Soft, abbiamo una formulazione da banco, GDO, la stiamo lavorando, un sacco di roba. Cioè fammi capire, qua dentro che ci sta? Eh? Qua dentro che ci sta? No, voglio sapere. Quanto? Voglio sapere che ci sta qua dentro, seriamente. Gli ingredienti, vabbè, ce l'ho sul il mio profilo. Pistacchio, vabbè. Pistacchio, è al primo posto, primissimo ingrediente. E poi abbiamo eritritolo, prima le proteine del latte, okay. Quelle del siero, quindi quelle un po' più digeribili, le whey. Senza lattosio, chiaramente, okay. Perché è più inclusivo. Poi eritritolo, fibre vegetali, e mix di dolcificanti. E tu riesci a contenere le calorie a quanto qua dentro? Allora, questo rispetto a un normale gelato al pistacchio, che in generale è tra l'8 e il 12% di pasta pura, ha 60% meno di calorie, considera. Hai capito di che siamo, capito? La botta. È un po' come... Allora, facciamo una cosa. Mi ha cambiato la vita, guarda, a parte gli scherzi, io ho incominciato a mangiare. Passa non una settimana a casa mia... Insegna a me e mia moglie. Vieni tu a casa nostra. Prodotto industriale. Ho mangiato il creme caramel della... No, non possiamo fare nomi, ma è ottimo, ah, okay. Davvero certo. È ottimo. Sì, sì, con sì. Un contenuto quantitativo calorico. Quello che tu hai mangiato è quello più zozzoso, quello c'ha un po' di zucchero, però lo so, rispetto a un creme caramel normale... Sì, ma a me me ne frega, non è che li devo eliminare completamente, no, devo fare in modo di tenere più contenuto. Questo è proprio per far capire alle persone, cioè le persone sono che hanno mangiato... Il concetto è proprio quello, esatto, grazie. Prima che si scioglie fatelo assaggiare. Sì, sì, davvero. Non so se ci sono domande... No, le domande sono fatte... No, ragazzi, sta roba ti cambia la vita, ve lo dico serio. Cioè, veramente robot. Facciamo assaggiare ad Alfonso che vedo in seconda fila qui che ci tiene perché già l'altra volta glielo promettemo al premio Confindustria a Salerno. Vabbè, poi lo facciamo assaggiare a tutti, tanto ce ne sta. Se avete un cucchiaio potete anche il dito. Anche il dito o biscottino. Facciamo assaggiare pure a Marco se vuole assaggiare. Marco vuoi assaggiare? Guarda là. Questo può essere anche un cucchiaio all'occorrenza. Ragazzi, cominciate a salire, Marco. Portate i cucchiaini. Cominciate a salire, sì. Nel frattempo ci raggiungono sul palco il nostro amico Marco. Rieccoci qua, gelato, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Il gelato tecnico. Però c'è anche il gelato quello buono, diciamo. Sì, sì. Beh, è stato un bellissimo momento. Complimenti a voi, ovviamente. Grazie. È molto interessante ascoltare poi una storia di questo tipo, un'idea di questo tipo, molto bene. Ora proseguiamo con salutiamo i nostri amici, ragazzi, di grazie ragazzi. Però Marco doveva assaggiare il gelato, non l'abbiamo fatto assaggiare. Fate vedere a Marco, assaggiare a Marco. abbiamo un cucchiaino per Marco, ci stanno altre 4 vaschette, sennò anche dopo ditemi sì, voi sì. Comunque ci sono altre 4 vaschette, per cui se venite al bar potete chiedere di assaggiarlo. Mi dispiace per i cucchiaini perché ne abbiamo portati 200, ma sono tutti nell'auto che non riusciamo ad aprire perché vi ricordo abbiamo perso le chiavi. Se io lo sto provando in diretta, vado? Vai. Fantastico, telecronaca. Lo mangio con gusto. Hai visto? Buonissimo. Buonissimo. Grazie. Complimenti, complimenti ragazzi, complimenti a tutti voi. Buonissimo, dopo lo mangio ancora. No, recupero. Grazie mille. Allora...